Finalmente, ce l'abbiamo fatta, non abbiamo preso l'imbarcata, siamo riusciti a portare a casa un punto importantissimo per la salvezza a Bergamo contro l'Atalanta 2-2. Bentornati qui da Basti, finalmente siamo tornati con un post partita subito dopo quello della Fiorentina, nel quale non siamo qui a commentare una sconfitta, ma siamo qui a commentare una buonissima prestazione, nella speranza che questa sia la futura prestazione, cioè siano le future prestazioni che vedremo da qui alla fine dell'anno. Signori, oggi siamo riusciti a portare a casa un punto in un campo impossibile. Fino dall'inizio io pensavo che avremmo preso imbarcata perché era impossibile non perdere quest'oggi, ma alla fine siamo riusciti con una partita ottima sotto alcuni aspetti, un po' meno bene sotto altri, a portare a casa un punto fondamentale, importantissimo. Analizziamo la partita. Damasiello fin da subito si era alto negli 11 titolari insieme a Berami e Perin, i nuovi rinforzi di questa rosa, e davanti Sanabria con Pinamonti, una coppia a sorpresa. Di solito siamo abituati a vedere comunque Pandev con una prima punta, invece quest'oggi abbiamo visto praticamente due prime punte essenziali lì davanti. Primo gol dell'Atalanta, non bene, la difesa è stata, secondo me, ha dormito, Sturaro ha perso, Toloi che ha incornato completamente da solo e ha segnato il gol dell'1-0 per la Dea. Poi, col proseguo della partita, siamo riusciti soprattutto a non subire subito, diciamo, il colpo dell'1-0 e quindi siamo riusciti con Mimmo Criscito, su rigore, il grandissimo capitano per il quale farò anche un video speciale perché è l'unica bandiera che ancora esiste, soprattutto per il Genoa, siamo riusciti appunto a tenere questo importantissimo pareggio che lì per lì, dopo il gol subito da Polli, era qualcosa di essenziale, perché non puoi prendere l'1-0 e poi non riuscire subito a pareggiarla perché poi rischi, comunque se prendi 2-0 a Bergamo è finita. Invece siamo riusciti, siamo rimasti sul pezzo e con un errore della difesa dell'Atalanta appunto abbiamo pareggiato. Subito dopo arriva, diciamo, un 2-1 inaspettatissimo con Biraschi che praticamente riesce a saltare due dell'Atalanta con una skill bellissima, prima di testa, poi di buona di punta in mezza rovesciata lì, che ha fatto questa cosa strana, poi si è fatto male, e Sturaro dall'altra parte è riuscito, diciamo, a crossare nella maniera più precisa possibile, e premiamo l'incornata di Toni Sanabria perché ha segnato un gol meraviglioso, perché sul cross di Sturaro veramente ha dato forza e potenza con un colpo di testa bellissimo e ha fatto questo 2-1. E lì per lì ho detto buono, perché ora ce ne devono fare due per perdere, quindi tanta roba. E poi siamo, insomma, dietro abbiamo dormito, perché il 2-2 dell'Atalanta, effettivamente, se andiamo ad analizzarlo, un'azione che nasce dalla difesa, come tutte le azioni dell'Atalanta, con Ilicic, che abbiamo preso gol da Ilicic, praticamente un'azione nella quale Zapata riesce a saltare Romero facendogli tunnel per passarle in mezzo, e Ilicic era dall'altezza del dischetto del rigore completamente libero. Quindi questo è un gol che secondo me andrà analizzato, perché appunto non può restare uno lì da solo con tre di fianco e diciamo dentro Criscito che arriva anche in ritardo, quindi lì abbiamo preso un gol veramente da Poli. Però tutto sommato siamo riusciti poi a tenere nel secondo tempo senza subire grandi occasioni, grandi cose, e siamo riusciti a portare a casa un punto importantissimo per la classifica, ma soprattutto per il morale, e perché comunque hai fatto due punti a Firenze, cioè e a Bergamo, quindi con due squadre, insomma, non poco scarsissime. E niente, siamo riusciti a portare a casa un bellissimo pareggio qui da Bergamo con una squadra finalmente che sa stare in campo e sa muoversi nel modo giusto, e quindi c'è tante buone cose da vedere probabilmente in futuro. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa pensate di questa squadra, di quello che abbiamo fatto quest'oggi, e soprattutto ditemi se ci sarete contro il Cagliari, perché io ci sarò e probabilmente forse porterò la reazione, quindi rimanete aggiornati, signori. Un saluto.